Siamo a Dubai, nei giorni della COP28 e anche Acer fa la sua parte per parlare di lotta al cambiamento climatico in qualche modo e lo fa però parlando di Conscious Technology. Che cosa significa e come si traduce concretamente? Allora, per noi Conscious Technology significa che vogliamo avere un impatto sull'environment, anche noi, anche se sappiamo che la tecnologia in sé ha un impatto e quindi vogliamo ridurre questo impatto con i nostri prodotti. Abbiamo lanciato già la nostra linea di prodotto vero 2 anni fa e questa volta durante la COP28 abbiamo annunciato l'ultima generazione, che da 30% di PCR è diventata 60% di PCR, quindi vogliamo passare un messaggio forte che noi la tecnologia può anche aiutare o almeno migliorare sull'impatto che ha. Guardando invece al 2035, Quindi nel 2035 avremo l'impegno di usare 100% di renewable energy, non soltanto Acer, ma anche 60% dei nostri fornitori. Questo impegno non è solo nostro, ma proviamo anche a portare con noi tutto il messaggio della sostenibilità. E poi nel 2050 ci siamo anche commessi ad avere il net carbon zero. tra l'altro, forse proprio un po' il messaggio di questa exhibition a Dubai, o perlomeno quello che ho recepito io, è stato proprio un po' quello di estendere un messaggio, cioè di coinvolgere fornitori, quindi lato azienda, ma anche le persone. Giusto, allora ci sono diversi lati perché il fatto che noi abbiamo l'impegno è già un passo avanti, ma non lo possiamo fare da soli. Per quello che ieri quando abbiamo fatto l'annuncio c'era anche Intel, c'era Microsoft. Il giorno prima avevamo anche una conferenza stampa con Kuehne+Nagel, che è il nostro fornitore a livello di logistica, quindi come l'abbiamo detto proviamo anche ad usare di più biofuel. E poi a livello aziendale c'è anche questo progetto Earthion che coinvolge anche tutti gli employees dell'azienda per essere anche in questo mindset della sostenibilità. Allora, visto che la sostenibilità ha due aspetti, da una parte il prodotto, quindi legato strettamente ai materiali, all'ambiente, ma dall'altra parte le persone. Mi piacerebbe in questo caso focalizzarci un po' di più sulle persone, soprattutto ricollegandomi anche a una citazione del vostro CEO che ha parlato dell'importanza delle aziende nell'accompagnare i propri employees verso un impatto positivo sul pianeta. Cosa fate in Acer per accompagnare le persone? Allora, già uno, abbiamo una app che penso la mia collega ha sul suo telefono. Ogni giorno siamo coinvolti o challenge di usare mezzi di trasporti pubblici, quindi abbiamo anche degli aiuti finanziari se usiamo il treno. Nel proprio ufficio a Lugano abbiamo anche delle ricariche per le macchine elettriche, abbiamo i scooter, abbiamo le bici elettriche per incentivare la gente a usare questi mezzi di trasporti. Poi cose banali, non ci sono più le bottiglie di plastica, usiamo solo bottiglie nostre per ricaricare acqua. Tutte le cose anche del daily usage, quindi la gente è incentivata a mangiare vegetariano, mangiare meno carne, non è obbligatorio, ma è il mindset dell'azienda che il CEO sta provando a portare a livello globale. Sono buone pratiche che incentivate l'un con l'altro. Sì, e poi ci sono piccoli challenge tra i paesi, anche tra l'headquarter, chi è stato il paese più bravo in questo challenge. E poi ovviamente c'è anche a livello delle proprie sede di ogni paese, nel senso la Germania, per esempio, o l'Olanda o la Spagna usano pannelli solari per il loro proprio ufficio. Quindi ci sono anche a livello degli edifici questo tipo di progetto. Interessante anche perché farlo sapere a chi ci ascolta rende l'idea come la sfida possa essere anche positiva, essere un incentivo Assolutamente. ulteriore a fare sempre meglio. Va
Valerie, io approfitterei della tua presenza per farti una domanda, perché ti raccontavo, mi piace portare avanti questo lavoro, cioè parlare con le aziende, con gli amministratori delegati per dare un messaggio anche alle nuove generazioni. Da una parte capire come si arriva a lavorare in un'azienda e che cosa vuol dire, ma soprattutto anche qual è la ricaduta di un'azienda sulla quotidianità. E questo però mi permette di chiederti una curiosità, da donna, perché parlare con donne in ruoli apicali non è semplicissimo. Com'è stato per te fare carriera e anche quanto ha inciso sulla tua vita personale? Tu sei mamma. Sì, e carriera l'ho fatto magari un po' dopo, paragonando con i maschi. Ho avuto i miei figli abbastanza giovane, quindi a quel momento magari la carriera non era la cosa più importante, perché quando si ha dei figli è la cosa più importante. Adesso che sono più grandi, ovviamente c'è anche la volontà di crescere e di dare la voce di una donna in Acer, e quindi magari ho messo più tempo, ma oggi che i miei figli sono più grandi riesco a proprio passare più tempo nel mio lavoro e crescere, quindi si fa, magari si mette un po' più di tempo paragonando con i maschi, direi. E se dovessi dare non solo delle difficoltà che hai incontrato, ma anche dall'altra parte dei consigli, perché da donna spesso ci si sente un po' scoraggiate, o si ha paura di non poter fare abbastanza, di non essere abbastanza né da una parte né dall'altra. Tu personalmente cosa diresti? Essere se stessa. Penso che noi donne siamo diverse nel nostro modo di management, nel nostro modo di vedere le cose. Non magari c'è questo aspetto un po' più umano, ascoltiamo di più, abbiamo un stile di management diverso e dobbiamo continuare così, non dobbiamo provare ad essere come i maschi, perché penso che abbiamo uno stile diverso che porta qualcosa di diverso all'azienda. Quindi per me essere se stessa è la cosa più importante. Grazie, è stato davvero un piacere, Valerie. E ti aspetto a Milano oppure vengo a trovarvi a Lugano. Sicuramente. Grazie, alla prossima. CNC Media.